In effetti, ieri sera sono stato contattato intorno alle 20 dai miei clienti, i parenti della povera signora Bruno, i figli, i tre figli, l'anziana madre e il fratello Antonio, i quali mi hanno comunicato che erano stati trasferiti in una località segreta e posti, accolti in una casa rifugio. Erano ancora molto terrorizzati, perché conoscono la brutalità e la violenza di cui è capace Aguilar. Noi abbiamo saputo fin dai primi momenti la notizia della evasione di questo soggetto e quindi sin da subito i miei clienti sono stati presi da un fortissimo stato di paura e terrore. Devo dire però anche che in questa occasione i carabinieri si sono comportati molto bene, in maniera inappuntabile, perché hanno subito collocato queste persone nelle rispettive abitazioni e c'è stata una sorveglianza con ben due pattuglie ininterrotta sotto casa loro fino a quando ieri sera sono stati poi condotti in questa località segreta che neanche io conosco per la verità. Loro sono terrorizzati, lo dico e lo ribadisco. Aguilar è un soggetto di massima pericolosità perché è capace di una violenza irrefrenabile e ne ha dato prova purtroppo con i fatti, per cui attendiamo con ansia il momento che io spero, credo, sarà a breve in cui verrà nuovamente catturato e condotto in carcere lì dove merita di stare.